come era abbastanza prevedibile, è stato approvato il bilancio, però a fine seduta, proprio al momento della votazione, alcuni esponenti dell'opposizione sono andati via. Cos'è successo? Probabilmente in una loro forma di protesta, no? Questa perché si erano fatte delle pregiudiziali chiedendo la sospensione prima per qualche giorno per prendere visione delle relazioni sia ministeriali che quella della Procura che era stata depositata ieri, poi si era chiesto una sospensione anche di mezz'ora, di un'ora, insomma il tempo di prendere visione dell'emendamento e di vedere su come incidesse su queste relazioni e una riunione con i gruppo. Insomma, l'idea, la proposta non mi pare che fosse scandalosa né poteva essere una proposta ostruzionistica. Si trattava di capire quello che si andava a votare. Quindi per questo, insomma, poi alcuni componenti hanno lasciato l'aula e quindi hanno protestato vibratamente contro questa cosa. Ma si era parlato fino a ieri, si era rimasti al punto in cui oggi sarebbe stato il giorno giusto per discutere di eventuali correttivi a questa manovra di bilancio. Solo che non c'è stato nulla di tutto questo. Certo, allora faccio presente che la relazione ministeriale è di 170 pagine tecniche, la relazione della Procura è di 190. Loro hanno preparato un emendamento che insomma non si può, ecco, bisogna anche ragionarlo. Noi volevamo questo, volevamo tutti quanti questo, cioè cercare di capirne di più sull'incidenza di queste relazioni sul riequilibrio di bilancio, cioè un conto è che vengono espresse delle opinioni, seppure diciamo tecniche da parte del dirigente, per carità, ma uno, ciascuno di noi esprime insomma, la propria volontà su cognizioni, non su impressioni o su quello che con gli altri. Mi pare legittimo questo. Ormai è andata però, no? Ormai è andata, va bene, speriamo che si possa lavorare meglio nel proseguo, soprattutto per uscire fuori dal fango e dal buco in cui è caduta la città con il modello Reggio, che mi pare che non sia tanto modello, o un modello sicuramente negativo.